When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. Sabato 22 febbraio 2014 parte la stagione ciclistica in Toscana per i dilettanti e come di consueto partiamo proprio con la Firenze-Empoli, giunta alla 27esima edizione. La gara partirà dalla Strassigna alle 13.20 e si sposterà ad Empoli, proprio davanti alla sede della Maltinti, dove sarà il contagiri da ripetere per 6 volte, un circuito di 16 km con la salita di Monterapoli. In finale un ultimo strappo posto a 4 km dall'arrivo e andiamo a vedere insieme quello che ci aspetta sabato 22. Il circuito non è molto semplice, benché non presenti salite particolarmente difficili, è tutto saliscendi. Essendo la prima dell'anno, chiaramente le condizioni fisiche degli atleti non sono al 100%, di conseguenza i saliscendi che propone questo tracciato portano sotto stress gli atleti ripetutamente, quindi a consumare le proprie energie velocemente. È una gara che di solito vede concludersi con un arrivo allo sprint a ranghi compatti, magari di un drappello di 30-40 unità, però è difficile avere delle azioni solitarie proprio perché non è né un percorso durissimo né il momento giusto dell'anno per avere la forza per attaccare ad arrivare da soli. È una gara che tutti sentono tantissimo proprio perché si collauda la propria condizione fisica, le squadre tirano fuori le loro rose, gli atleti, quindi svelano le carte che avranno in gioco per tutta la stagione. Il primo strappo si chiama Monteboro e come vedete non è una salita vera e propria, ma è un mangia e bevi, un continuo cambiare di pendenza, una pendenza che non è mai superiore al 6-6,5%, ma si fa sentire ripetendola 6 volte ed aggiungendola agli altri strappi che troveremo più avanti. Adesso si scende, il primo tratto in salita è percorso. In località Brusciana si svolta a sinistra, direzione Castel Fiorentino, terminata la discesa, la breve discesa, inizia il tratto in pianura. In pianura normalmente il gruppo si appalla un pochino, recuperano le forze, sono numerosi, però poi i tentativi
per anticipare la salita, quindi molti atleti ci provano, ma non è semplice perché questa pianura è pressoché un rettilineo. Sì, ci sono delle semicurve, ci sono degli alberi, ma la visuale è abbastanza lunga, 200-300-350 metri si vedono, quindi è difficile mantenere un buon margine per anticipare la salita. Il gruppo normalmente accelera molto proprio nell'abitato di Fontanelle prima della svolta a sinistra che anticipa il Monte Rapoli. Il bivio di Monte Rapoli, il primo strappo è molto impegnativo, 200 metri belli ripidi, qua c'è subito una grande lotta per la posizione migliore, soprattutto la lotta è all'imbocco della svolta a sinistra, ma consiglio piuttosto di perdere qualche posizione ma non spendere tutto in questo primo tratto, dove poi può mancare un po' di forza su questo falso piano che andiamo a contrarre svoltando a destra. Qui la salita gli dà un piccolo respiro, poi ci dirigiamo a sinistra e torna a salire. Non sono adesso pendenze particolarmente alte nemmeno su questa salita, però qua effettivamente al quinto, al sesto giro ho sempre visto delle belle selezioni. Si sale con il 39, se fosse stata approntata ad aprile, maggio, probabilmente qualcuno l'avrebbe fatta anche con il 53, ma è meglio essere più agili e non ingolfare la pedalata, proprio perché questa non è l'ultima salita da percorrere, ma la salita finale, posta soltanto una volta all'ultimo giro, è veramente un trampolino di lancio interessante e dobbiamo affrontarlo con gambe buone se si vuole provare a fare un altro po' di selezione. A circa metà salita, quindi dopo poco più di un chilometro, un altro falso piano, la salita non è regolare mai e questo non è un punto a favore perché non si riesce a trovare il colpo di pedale giusto, ed è proprio anche per questo che il gruppo si assottiglia, ma normalmente 30-40 unità rimangono insieme e molti fanno un po' l'altalena fra le ultime posizioni, poi rientrano. Non è facile, la ruota si sta bene, si sale su ai 20 orari e anche qualcosa in più. L'ultima parte della salita che presenta un nuovo strappo difficile fra due tornanti, qui bisogna stringere i denti se si vuole insistere, si vuole attaccare, se si vuole rimanere nel gruppo. Qua è un punto di sofferenza per tutti, dopodiché un po' di pianura in vetta prima della discesa velocissima che porta all'imbocco dell'ultima salita. Qua di nuovo 39, perlomeno per i primi giri. L'ultimo giro, se qualcuno ha gamba, può provare, ma talvolta è meglio, come ho detto prima, stare più agili piuttosto che intestardirsi su
su rapporti difficili. Qua è ripida, prima curva a destra, poi di nuovo curva a destra fra dei muraglioni, e qui praticamente siamo al punto massimo di fatica. Ora inizia un pochino di discesa e poi la pianura prima della discesa vera e propria. Ed anche qua, se qualcuno ha un po' di ossigeno ancora nelle gambe, può provare a fare qualcosa. Corniola termina la discesa velocissima, come ho detto prima, soltanto due ampie curve, ma la carreggiata è molto larga, quindi non ci sono mai stati problemi. Una discesa veramente facile, dove è impossibile provare ad attaccare. In fondo alla discesa, appunto, normalmente la carovana si sposterà sulla sinistra, ma all'ultimo giro si svolta a destra e andiamo ad affrontare l'ultimo strappo. Ecco la svolta a destra che vi dicevo. Manca, da qui all'arrivo mancheranno 5 km, quindi siamo alle battute conclusive. Dei rimasti normalmente è allungato. Se qualche squadra sarà in vantaggio numerico, probabilmente non sarà difficile vedere qualche piccolo treno, qualche trenino per portare il proprio capitano ad imboccare questo strappo finale, che ci riporterà su Monte Rappoli, ma anziché in 3 km, in 1,5 km, quindi la pendenza è raddoppiata. Abitato di Pozzale anticipa lo sforzo finale. La strada sarà molto stretta. E siamo all'inizio dell'ultima salita. La prima parte è giusto un assaggio, però qua le gambe già bruceranno. L'acido lattico è bello in circolo e già qui ogni corridore saprà con certezza se potrà lottare per qualcosa di buono o meno. Dopo questi 150 metri, la salita si fa subito sentire. Qui assolutamente 39 e qua veramente chi avrà ancora un po' di margine potrà provare. Come ho detto inizialmente, è difficile nelle prime gare dell'anno trovare qualcuno che riesce a fare una grandissima differenza. Tutti ci provano, tutti scattano, però poi è la resistenza che manca.
la resistenza allo sforzo duraturo che si acquisisce con il ritmo corsa. Quindi talvolta è veramente importantissimo mantenere il sangue freddo e centellinare al meglio le proprie risorse, salire anche in progressione se si hanno le caratteristiche e non consumare mai troppa energia. Questi sono gli ultimi 6 minuti più difficili di tutta la gara e in una gara di 3 ore e mezzo probabilmente saranno proprio questi 6 minuti a decidere le sorti della vittoria. A metà di questo strappo finale, un pochino di falso piano, chi ne ha qua farebbe bene ad allungare o quantomeno provare a far paura, perché saranno tutti belli cotti. Ecco lo strappo finale, qua è un pochino più difficile fare la differenza tra chi scatta e chi tiene duro, ci potranno essere 1-2 km/h di differenza, quindi diventa faticosissimo provare a fare del margine in cima al GPM con 10, 12, 14 secondi, si potrebbe anche arrivare all'arrivo. Che ci lanciamo nella discesa finale, 3 km all'arrivo. Svoltato a destra, si girerà a sinistra, ci sarà il triangolo rosso e mancherà quindi ormai 1000 metri al traguardo. Il rettilineo finale sarà tutto dritto, quindi per un atleta eventuale solitario all'attacco sarà veramente un patimento. È proprio per questo che difficilmente sono arrivati 1, 2, 3 corridori a giocarci il successo, proprio perché questa discesa è completamente dritta e il chilometro finale tendono a ricompattare gli atleti rimasti e quindi per uno sprint finale a ranghe compatti. Eccoci all'ultimo chilometro, abitato di Empoli, ci dirigiamo verso via Carraia, proprio davanti allo stabilimento della Maltinti, dove è posto il traguardo.
ecco la svolta conclusiva a sinistra, rettilineo finale, un volatone lunghissimo. E qua sarà importantissimo saper sfruttare la scia in caso di arrivo in volata ed aspettare veramente gli ultimi 80-100 metri per uscire fuori con la zampata vincente. Al traguardo e proprio prima del cavalcavia lo striscione d'arrivo. When everybody's still at my door, I'll find you, day, door, I'll find you, day.